L'esordio per Max Bragagnolo non è andato come speravamo, però Max, sì, ci hai fatto divertire, ci hai fatto emozionare, peccato per la spalla. Beh, diciamo una grande soddisfazione, abbiamo dato battaglia io e il mio avversario ed è stata una bella soddisfazione perché il pubblico ha capito che c'è stato proprio c'è stato l'impegno e la voglia di non mollare mai in questo match da parte mia, pur avendo anche questo problema alla spalla che prima di cominciare avevo già due tendini fuori uso, ecco, e quindi per me portare fuori questo match fino alla fine, portare avanti tutte le riprese è stato proprio già una vittoria. E difatti i complimenti andrebbero fatti solo per essere salito sul ring con questo, con questo problema. Gli altri match hai avuto modo di vederli? Adesso c'è Obadi per esempio sul ring, che sì, bel pugile anche lui. Assolutamente sì, Obadi sta sicuramente facendo vedere delle cose bellissime contro un pugile che è di alto livello, anzi io ho avuto modo di vedere dei filmati su YouTube anche di qualche incontro internazionale che ha fatto e questo vince per KO, non fa finta. E Obadi invece vedo che sta tenendo il centro del ring con carisma. Adesso ti curi un attimo, il prossimo match ci hai pensato oppure no? Sì, il prossimo match sarà divano e sarà divano e famiglia, sì. Sì, la soddisfazione ce la siamo già levata con oggi. E soprattutto un pubblico splendido così che ha recepito quello che è il messaggio, soprattutto per i giovani oggi. Ho visto dei ragazzi che sono venuti e quello che voglio dire è coltivate un sogno e portatelo avanti da giovani e anche da meno giovani. Max, grazie di esistere e complimenti. Grazie a te, sei veramente splendido. Arrivederci, ciao.